no? E siccome poi, adesso per far scandalizzare tutti, io non sono convinto che i sovietici abbiano tanto sbagliato in Spagna, ma che abbiano molto di più sbagliato gli anarchici e chi non mostrava la consapevolezza mondiale necessaria. Credo appunto che un elemento di fondo della coscienza politica sia certamente l'ordine, certamente la disciplina, ma la capacità di vedere l'insieme. E questi sono tutti elementi che la scienza mi costringe a vedere. Però ecco, il discorso della fabbrica moderna, oggi la fabbrica moderna si trova non in tutto il mondo, ma non più soltanto in Europa, negli Stati Uniti, c'è in Cina oggi, ma c'è in Brasile pure. Hai perfettamente ragione, però vedi, c'è questa faccenda. In Brasile tu lo vedi molto nettamente, no? Che per esempio prendi San Paolo. Ah, che brutta città, noi ci abbiamo l'euro, ci abbiamo Latina, insomma, andiamoci più calmi, no? Anche perché almeno c'è molto più verde che era. Però tu vedi una città estremamente ricca di macchine, di cibo, di negozi, proprio ti viene buttata in faccia una massa enorme di merce. E dietro nascosta la miseria totale. Ora, gli effetti del governo Lula, a quanto dicono i compagni, sono stati dal punto di vista del proletariato una modifica interna dei livelli salariali, cioè i salari più alti si sono abbassati e sono cresciuti quelli più bassi. Accanto a questo hai la spudorata ricchezza. Il mondo occidentale è un mondo più complesso in cui c'è un ceto medio che ha giocato un ruolo reazionario il 90% delle volte, ma che ha funzionato anche da cuscinetto e che in qualche modo anche, che ne so, quando io sto al liceo, arriva per la prima volta il figlio di un contadino al liceo, tutti lo guardiamo male, un figlio del contadino, cazzo ci sta a fare qua, eccetera, eccetera, no? Però è venuto al liceo. L'abitante della favela al liceo non ci arriva, ma manco forse è elementare. In più, non è dubbio che l'esperienza parlamentare è un imbroglio, non è dubbio che l'esperienza dei partiti nel sistema capitalistico è anch'esso un imbroglio, però è anche uno strumento di comunicazione e non a caso Mani Pulite, che è servita a distruggere i partiti di massa, perché poi i partiti di massa creavano cultura. Allora, ovviamente quando io dico eurocentrista lo so perfettamente che non è la versione giusta, perché lo sviluppo tecnologico moderno si è diffuso nel mondo a divisole, però voglio dire, la nostra attenzione, io credo, debba essere rivolta proprio ai momenti alti della vita. E la cosa più drammatica è, per esempio, che i comunisti non hanno pressoché voce in capitolo negli Stati Uniti. Cioè, tu puoi avercela molto in Cina, ma se non ce l'hai negli Stati Uniti, e Dio non voglia che tu non ce l'abbia più neanche in Cina, Dio non voglia, perché se non sei proprio fatto, no?
E quindi ho l'impressione che sia necessario invece capire, e anche capire la diversità di mentalità che anche l'uso dei strumenti tecnologici moderni, il computer per esempio, ha introdotto nella gente comunemente. Ovviamente io odio quel modo di parlare, tu sei, tu e il numero 6, per dire 6, no? Che viene dalla televisione, che viene dai messaggini, eccetera. Però io mi rendo conto che noi viviamo in un mondo in cui la lingua non è più appartenente a un'accademia delle scienze o delle lettere. È qualcosa che fa parte di un commercio di vita più ampio e in qualche modo noi dobbiamo renderci conto delle conseguenze che questo ha, anche come capacità di ragionamento. Perché quando tu scrivi tu sei, e come fai a sviluppare poi un argomento, un'inferenza? No? E però non puoi negare questa realtà linguistica, c'è questa realtà linguistica, pesa sugli strati bassi sicuramente, e non solo, ma a noi interessa portarli a un livello linguistico maggiore, più elevato, più raffinato. Per esempio, certo, noi assistiamo a cose orrende come appunto quella proposta di suonare Bella Ciao Giovinezza, come fatto, sì, la cosa saremo che vogliono cantare Bella Ciao e Giovinezza, no, ma lì ha già detto, no, ma lì l'assurdo non è il fatto, dicevo, cantiamo tutti, cantano tutti e due, è quello di passare la cosa come se la cosa equilibrata quando comunque quando comunque l'Italia post guerra si è basata sull'antifascismo, no, su tutte e due, quindi è un cambio, non è che è sì, tu hai ragione, l'antifascismo, però se tu noti l'antifascismo nella televisione tende sempre di più ad essere la persecuzione nazista contro gli ebrei, non altro, che il fascismo c'entri per esempio con i livelli salariali, con l'organizzazione del lavoro in fabbrica. Infatti alla fine l'antifascismo poi è per la democrazia, no? Quindi cioè, è come se il fascismo fosse una cosa e questa democrazia fosse un'altra cosa. Cioè, non capiscono che tanta la stessa cosa, solo dipende dai momenti storici in cui... Vabbè, sì, la borghesia che cambia spalla al proprio fucile. D'accordo. Vabbè. Insomma, comunque dopo la seconda guerra mondiale nei paesi, anche in Italia c'è stata da parte di una parte dell'antifascismo anche un movimento democratico nel senso comunque di lotta per i salari, come, quindi c'era tutto questo, c'è un po' tutto, però c'è anche questo, non è proprio la stessa cosa. Ma tu ricorderai che nell'Italia post-fascista esisteva un partito radicale che pubblicava Il Mondo, che era una rivista di professori universitari, spesso con articoli molto raffinati e molto intelligenti, anticomunista, e noi oggi abbiamo il Partito Radicale di Pannelle della sua copia maschile. Della sua copia? Maschile. La copia. Quindi c'è un decalage. C'è stato pure un decadimento pure, fino a dire che l'equilibrio è giovinezza e bella. Però pare appunto che qualcuno abbia detto no, non si può fare, no. No, hanno già detto che non lo fa. Non lo fanno. Appunto,
Infatti adesso mentre venivo sentivo la radio il sole 24 ore di un imbecille totale. Perché non fanno? Perché non c'entra niente, le due canzoni non c'entrano niente con le bellissime canzoni del festival. Certo. Questione estetica, questione estetica. No, è che non c'è audience, vedete, se mandi quelle canzoni lì. E invece quelle di Sanremo, wow. Una tragedia, sempre peggio. Io volevo dire una cosa, quindi questo empirismo con conoscere determinato è quello che poi usa anche Marx. Infatti io, la questione io che cerco di mostrare questo. Infatti, perché ho sentito un altro seminario, insomma, che partiva dalle tesi di su Feuerbach, e alla fine poi con qualche compagno ha chiesto, ma perché là c'è tutta una critica all'empirismo, quelle tesi di Feuerbach, ma allora l'empirismo no. L'empirismo se è circoscritto, un compagno, una compagna ha chiesto a Marx è un empirista, intendiamoci su cosa è l'empirismo, sì. E quindi qua ci sono le due sì. differenze. Sì. Se l'empirismo è il conoscere determinato, particolare, senza dubbio Marx è un non solo, ma per esempio... dicevi anche Hegel. Quando poi studia fenomeni storici, certamente, la costruzione tedesca. E appunto teniamo presente proprio Hegel quando dice che il conoscere è sempre conoscere del Dasein, quindi dell'esistente del combinato. Questa è la corretta traduzione di Dasein, sì. Esistente determinato. Sì. Posso chiedere una cosa? Io invece, tornando sempre a questo discorso delle due scusami, da Sein, da vuol dire qua, essere qua. Delle due definizioni di empirismo, io una delle due non l'ho capita, cioè non questa qui del quell'altra. L'elemento formale, logico, come astrazione dalle esperienze empiriche. Quindi, in sostanza, io vedo tanti singoli oggetti e quindi elaboro il concetto di uno. Sono l'induzione. Cioè, non vedo l'insieme? No. Io vedo questo. Vedo questo. Vedo questo, questo è differente da questo e da quest'altro, e per tutti no, vale. Allora, mi rendo conto che sono un insieme, però un insieme di cose diverse. Come si indica questa diversità di ognuno dall'altro? Con il fatto di dire questo è un paio d'occhiali, questo è un portafoglio, questo è un telefono. Quindi l'uno come risultato di un'operazione di astrazione da una molteplicità di esperienze che tu hai fatto. Ok, perché si critica questa... Perché? Perché tu non puoi dire che questo è uno se non sai che cosa vuol dire uno. Ok. C'è qui la e non solo, ma tu non puoi... dire che questo è uno se non sai che cos'è uno, e quindi se non sai che uno è diverso da zero, da due, da tre, da quattro, e quindi se non hai l'idea della serie dei numeri naturali, 0, 1, 2, 3, lo inserisci lì dentro. Mentre l'altra definizione di empirismo... ricava invece il numero dall'esperienza. Questo non è me di chi era. Empirismo volgare, questo definito come empirismo volgare questo. Ma guarda, volgare e non volgare, c'è un libro, un bel libro di Gellner con l'introduzione di Bertrand Russell sulla filosofia del linguaggio, in cui
Gelder, che è un cecoslovacco antifascista, però anche anticomunista, scelse di partecipare all'antifascismo ma dietro all'Inghilterra, mostra come la filosofia del linguaggio negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone